Anche le celebrazioni odierne ad Ardesio hanno visto una grande partecipazione di pubblico. Questa mattina la solenne messa delle 10:30 è stata presieduta dal Cardinal Giovanni Battista Re. Quest'anno i visitatori e i pellegrini che raggiungono il santuario dedicato alla Madonna delle Grazie di Ardesio hanno la possibilità di scoprire la chiesa grazie al tour virtuale realizzato con il contributo della Proloco e disponibile su Google Maps e in una versione implementata sul sito di Vivi Ardesio e su quello recentemente rinnovato del santuario. Oggi è stato possibile fruire della realtà virtuale attraverso lo speciale visore VR che consente di esplorare il santuario in modo interattivo. L'iniziativa sarà riproposta anche domani e domenica pomeriggio.